Quindi la decisione della Corte Costituzionale di impedire al Consiglio di Stato di interpretare la legge, impedendo al Consiglio di Stato di verificare direttamente le firme, demandando la questione quindi alla giustizia civile, significa, con i tempi medi della giustizia civile, che voi potete scoprire il falso elettorale, cioè che noi potremmo presentare le 160.000 firme quante servono, completamente false, le depositiamo, lo possiamo anche dire che sono false, diciamo due giorni dopo, guardate, sono tutte false. Poi ovviamente in tribunale diremo che sono vere per il momento, ma sono tutte false. Come si fa a annullare la lista? Non si può, non si può, perché la deve decidere il tribunale civile. E quando lo decide il tribunale civile? Tra 4 anni, tra 5 anni. La legislatura è finita. Il penale andrà in prescrizione naturalmente, quindi a chi volesse autenticare quelle firme, ma lo può fare tranquillamente perché è dato un grado, due, e andrà tranquillamente in prescrizione. Quindi o nell'ambito della riforma del codice di procedura civile, amministrativa, non mi ricordo tecnicamente, insomma, che è in corso adesso, che è già predisposta ora un testo del governo, poi dobbiamo verificare bene a che punto siamo, si inserisce una norma che dà ai tribunali amministrativi la potestà di controllare per direttissima la validità delle firme, oppure Mario Monti, che evidentemente ci tiene molto, giustamente, a chiamarsi fuori dal pantano della partitocrazia, su questo nella riforma del codice si inserisce quella norma, oppure Mario Monti diviene complice di quello che potrà accadere per queste elezioni. La stessa cosa, ma lui è già complice da 70 anni, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Ecco, per esempio, una delle cose, insieme alla questione, diciamo così, amnistia, legalità, alla quale può servire una lista radicale. Io in questo caso non la chiamerei lista Bonino-Pannella, la chiamerei lista radicale, perché un conto era l'evocazione, il nome, la riforma americana, ma insomma c'era quel senso nel mettere il nome di Pannella all'inizio, Bonino-Pannella nel simbolo. Adesso francamente vedrei di più l'urgenza di richiamare una storia collettiva di appunto 60 anni e passa, ma questa è semplicemente la mia opinione. Ma una lista radicale, radicali, Mario Pannella, quello che sarà, secondo me ha innanzitutto la funzione, come per le elezioni europee del 2009, di portare degli elementi di denuncia, e di denuncia che non sono così la denuncia è un progetto politico, è l'unico progetto politico che può rappresentare un'alternativa alla partitocrazia senza consegnarsi alla tecnocrazia, appunto genericamente europeista, che a mio avviso non è in grado di, è in grado di arginare, ed è stata in grado di arginare, anche noi l'abbiamo salutato come un incidente positivo, il meno peggio sono possibile, 15 minuti. Ma non è in grado di realizzare questa tecnocrazia, un'alternativa di sistema, di alla partitocrazia. Meno mai lo è in grado un'organizzazione, diciamo, del lancio della monetina, anche se ci sono degli elementi di novità positiva nel Movimento 5 Stelle, secondo me, sull'utilizzo della rete, su alcune cose, eccetera, che sull'utilizzo della rete, vabbè, ma comunque ho detto Casaleggio, ma difatti io dico ci sono degli elementi di novità positiva. Non entro nel merito perché poi sembra che uno dice, ah no, quindi vanno bene. Quello che io posso vedere, per esempio, di organizzazione a Milano di alcune forme di consultazione, partecipazione, eccetera, sono sicuramente fatte. Dopodiché gli strumenti di iniziativa popolare, quelli previsti dai regolamenti, quelli li abbiamo attivati noi, non erano mai stati attivati negli ultimi 20 anni, referendum cittadino,
li abbiamo attivati noi, dei liberi di iniziativa popolare li abbiamo attivati. Ma chiudo la parentesi, dico semplicemente che noi dobbiamo costruire delle liste che spieghino come l'alternativa alla partitocrazia debba essere fatta in nome del principio liberale, della legalità e dello Stato di diritto, nelle sue declinazioni, a partire dalla questione amnistia e giustizia, che appunto è un progetto, non è, è un progetto di governo per il dopo a questo punto, e è centrale, credo, nella presentazione di nostre liste, la questione della falsificazione elettorale e la questione referendaria affrontata come mi pare sia stata proposta dal combinato disposto delle relazioni di Mario e di Michele, cioè come un programma politico. Un programma politico che al quale noi diamo di già la possibilità, diciamo così, teorica, nel senso teorica seria, non astratta, di diventare un programma referendario vero e proprio, sapendo che noi non possiamo oggi stampare moduli per 700.000 firme, pagare gli autenticatori e questa cosa. Possiamo trascrivere quel programma e qui verificare, ovviamente il discorso si sposta anche sull'area, come Associazione Luca Coscioni abbiamo dal bilancio del congresso 180.000 euro che abbiamo tenuto da parte per la convocazione del congresso mondiale per la libertà di ricerca scientifica. In un discorso d'ARP c'è la questione del gruppo del Lazio, c'è in generale, ma questo credo che riguarderà più il dopo elezioni, il richiamo costante di Marco, che credo vada tenuto molto presente, che anche Mario e Michele hanno fatto, della necessità politicamente di mettere sempre in discussione tutti gli averi radicali per il progetto politico, anche se evidentemente non è in tre mesi che si realizza una conversione tipo quella del 99, perché sarebbe, non so, semplicemente una svendita, una liquidazione del patrimonio radicale, ma dobbiamo averlo presente soprattutto per il dopo, nel momento in cui ci trovassimo, no, Biancardi evocava anche lui la possibilità di assenza dal Parlamento, eccetera, è chiaro che la nostra stessa struttura, la nostra stessa tecnologia, tecnica del fare politica dovrà fare i conti diciamo così, una rivisitazione che tenga conto di tutto, non semplicemente dei bilanci dei singoli soggetti. Ma dicevo, non so se appunto io posso parlare per l'Associazione Coscioni con un quesito che poi magari possa riguardare proprio la prima battaglia di Luca, le staminali, la ricerca scientifica, quell'aspetto, e in un lavoro appunto di area e di galassia ciascuno potrà dire che cosa può, quale apporto può fornire a questo progetto. E quindi il congresso, secondo me, di radicali italiani tra un mese, questo potrebbe e dovrebbe diventare la riunione delle persone che accettano una disponibilità, preannunciano una disponibilità a essere parte o a sostenere le liste manifesto dell'alternativa liberale, democratica e non violenta alla partitocrazia e alle altre soluzioni appunto tecnocratico, populiste, eccetera. Alternativa che vive su delle proposte, su una storia, su delle persone, innanzitutto la leadership di Marco Pannella, di Emma Bonino, e su un progetto politico referendario come forma, è importante che lo sia, che significa che non aspetta l'illusione di una maggioranza parlamentare congegnata nel modo giusto ma ha la volontà di essere realizzato dalla società, contro, in alternativa a il resto della partitocrazia o del ceto politico e di potere. Poi possono succedere tante cose, magari una cosa del genere, se trovassimo delle personalità che abbiano il coraggio, la generosità, non faccio neanche i soliti nomi perché mi viene la pelle dopo quando li sento, quindi non li faccio, ma che abbiano la generosità
di fare fiducia a questo progetto può decollare. Allora tutto può succedere, perché non è detto che un Matteo Renzi sia così ottuso come il ceto dirigente di potere della sinistra di fronte a una situazione diversa. Magari non è libero. Concludi per cortesia. Concludo. Magari non è libero nemmeno lui, perché l'Opus Dei, i finanziatori, non lo so. Da questo punto di vista non me ne frega niente, perché noi oggi non esistiamo, quindi è inutile che pensiamo, non esistiamo su quel piano, su quel discorso dei rapporti di forza, delle alleanze. Se domani, se incardinando queste cose e le altre che possiamo fare, con il congresso dei radicali italiani saremo tornati, diciamo così, a esistere anche sul piano di qualcosa di simile a un rapporto di forza, vedremo. Non è che abbiamo uno spirito appunto identitario, minoritario, a chiuderci nella nostra enclave elettorale. Però non facciamo neanche l'errore opposto, cioè di schizofrenicamente andare da una parte a denunciare il crollo delle istituzioni democratiche, la peste italiana, le condanne europee, e dall'altra pensare che la soluzione noi adesso la troviamo sul piano delle alleanze, magari nel giorno in cui, che è oggi il giorno, cioè oggi mentre noi parliamo, si firma il manifesto auguri del centrosinistra. Grazie.